Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5. Bene, oggi Francesco non è ancora arrivato, pertanto andrò avanti io con la trasmissione iniziandola. Allora, la trasmissione di oggi... Innanzitutto vi ricordo che sono Claudio Simeone, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. La trasmissione di oggi, voi sapete che noi come pagani politeisti ormai da un paio d'anni, su iniziativa proprio di Francesco e anche delle condizioni, diciamo così, abbiamo messo su internet i nostri materiali attraverso una serie di siti, diciamo così, nei quali manifestiamo il nostro pensiero. Bene, non vi dico qual è il livello raggiunto dalla apertura delle pagine che sono in internet. Comunque, per quanto riguarda solo i siti per cui io ho i codici per andare a vedere le pagine, vi dico solo che dal primo di maggio fino ad oggi sono state aperte 2000 pagine, cioè in 22 giorni sui siti solo per i siti di cui io ho i codici per andare a vedere quante pagine sono state aperte 2000 pagine. Questo tanto per darvi un'idea di quanto sta correndo il pensiero del paganesimo politeista. Guardando un pochino in giro su internet abbiamo scoperto due cosette che sono abbastanza interessanti. Innanzitutto ho scoperto che fin dal luglio 2000 vuol dire due anni fa, la Pontificia Università Salesiana si stava dando da fare, da studiare quello che era il mio pensiero messo su internet. E ho trovato un documento appunto della Pontificia Università Salesiana ed è linkato in internet a firma di tale Di Francesco Greco, in cui all'interno di un discorso più vasto su quello che è l'esperienza religiosa satanista, a un certo punto apre una finestra parlando del paganesimo politeista e del fatto che il paganesimo politeista esprime tutta una serie di concetti religiosi che vengono assunti e fatti propri anche da altri gruppi o strutture religiose. In particolare questo studio cita due libri fondamentali, cita il libro dell'Anticristo e il Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Fra le altre cose fa anche una citazione interna del libro dell'Anticristo. Pertanto i nostri siti vengono studiati minimo, dunque questo documento è del luglio del 2000, vengono studiati da oltre due anni. I siti che abbiamo sono circa due anni e mezzo che sono su, diciamo che da quando i siti sono usciti erano già in studio da parte di questi personaggi. E questo per quanto riguarda la Pontificia Università Salesiana. Dopodiché sono andato un attimino a vedere ancora in giro e mi trovo un portale fatto da una facoltà di filosofia di una delle più grosse università italiane. Bene, alla pagina Plotino, siti in rete, linka 7 link, cioè 7 siti da andare a vedere, di cui 3 in inglese e uno dei 4 siti in italiano è commento ad alcuni passi delle Eneadi di Claudio Simeoni in italiano. Pertanto anche il portale dell'Università di Filosofia cita quelli che sono i lavori che abbiamo presentato qui a Radio Gamma. Tanto per farvi capire, questi sono due, però non vi dico in giro per il mondo quanti link abbiamo e da quanti motori di ricerca siamo citati e siamo linkati.
Questo per farvi comprendere come in effetti le trasmissioni fatte qui da Radiogamma hanno una portata, una valenza e un peso a livello mondiale, ma veramente una serietà notevole, e sono riconosciute anche come trasmissioni serie e come una seria attività di diffusione di quello che è il pensiero del paganesimo politeista. E viene identificato il pensiero che noi mandiamo in onda col paganesimo politeista. Perché? Perché non è mai esistita una struttura organica di quello che è il pensiero del paganesimo politeista. C'è sempre stata una confusione continua e sistematica fra quello che è il paganesimo e quello che è il panteismo. E tutti hanno sempre pensato al paganesimo come una forma di panteismo. In realtà non è vero che è così, cioè è veramente un'offesa gravissima affermare questo. Eppure la maggior parte delle persone pensano al paganesimo come una forma di panteismo. Cioè come questo Dio che attraversa tutti gli oggetti, che attraversa tutte le cose, che fa parte di tutto. Invece non è così. Il paganesimo riconosce più dei proprio perché non esiste una volontà universale che attraversa gli oggetti. E la ricostruzione di tutto questo è la più grande sfida che si può portare avanti in tutta la storia dell'umanità. Cioè in questo momento la più grande sfida che si può andare a portare è quella della ricostruzione del pensiero del paganesimo politeista. Tutto il resto, in ultima analisi, cade in sottordine in maniera secondaria. Perché? Perché si tratta di andare a cambiare quelli che sono le strutture di pensiero che noi mettiamo alla base e a fondamento delle nostre azioni. Qui non si tratta di dire questo ha ragione e quello ha torto o viceversa. Qui si tratta di rivoluzionare l'intera struttura di pensiero, l'intero modo dell'uomo di porsi davanti alla vita e di affrontare la vita. Se noi non otterremo questo nelle nostre azioni e nei nostri effetti, noi non saremo mai in grado di cambiare quello che è il sistema sociale in cui viviamo. Cioè noi dobbiamo riuscire a modificare gli a priori attraverso i quali gli uomini fanno guardare la vita. Bene, vedo che in questo momento sta arrivando Francesco. Ce l'ha fatta, probabilmente ha trovato un po' di traffico. Allora, intanto che Francesco intanto arriverà e si preparerà, io andrò avanti con gli ignorfici ed esattamente con l'inno orfico dedicato a Cronos. Bene, vediamo un attimo. Faremo solo questo oggi e questa sera vi farò un po' di lavoro su un libro che mi è stato regalato, Religione e vita civile, che è di un professore universitario qui di Venezia, tale Vittorio Possenti. Vittorio Possenti è un cattolico, è un cristiano, tanto per essere chiaro. Questo libro è un libro marcatamente cristiano che dà una certa visione della vita e che mi interessa sottolinearne alcuni aspetti. Ciao Francesco, ce l'hai fatta? Sì, la linea è un po' trafficata, un po' di colonna. Ciao. Beh, a tutti. Tranquillo, mi ricomodo, preparati di tutti, tanto adesso farò un bel inno orfico. E dopo cominceremo, visto che ho un po' di articoli un po' micidiali, perché a un certo punto forse non so se noi siamo chiari o se gli altri sono tumbali, ma penso che siano i cattolici tumbali, cioè, addirittura se ne sbattono i coglioni di stuprare i bambini, cioè siamo arrivati a un livello... Ti riferisci alla dichiarazione della CEI? Sì, esatto, cioè veramente una roba allucinante, cioè una roba fuori di testa, insomma. Beh, quando si dice che uno la faccia tosta, penso che sia abbastanza chiaro, insomma. Ma non dovevano mettersi una macina al collo e buttarsi in mare, esatto. Una roba di questo genere? Non dovevo fare una roba di questo genere, non so. Poi quando Carina Cantonini aveva detto che la pedofilia era presente nelle parrocchie italiane, hanno deciso di fare proprio la pulizia loro, dichiarando che non esiste, è ancora più semplice, più immediata, meno problematica anche da fare. Sì, perché so benissimo che c'è un tentativo da parte del cattolicesimo di silenziare la faccenda, però sembra che ci sia anche una rivolta a questo punto
della psichiatri e psicoanalisti, perché sta effettivamente questi qua si trovano in carico tutti i casini che i preti hanno provocato. Ho sentito qualcosa di Crepaz, del Crepet. Si becca padre che insomma anche... Sì, infatti lasciano tutti a desiderare e hanno tutti dei cadaveri da nascondere, da far paura. Però sta di fatto che i nodi arrivano al pettine. Cioè, non è che anche perché nodi ne ha fatti anche troppi. Ne ha fatti troppi, vero? E vorrebbero continuare a farli, soprattutto. E vogliono continuare a farli. E devono continuare a farli. Non hanno alternative. Perché è la loro natura, e la loro natura è quella, perciò... Ciao! Allora, inni orfici, profumo di crono, intanto che Francesco si prepara un attimino le sue cose. Va bene. Sempre fiorente, padre degli dei beati degli uomini. Non ho dato il titolo dell'inno orfico? L'ho dato? Non l'ho dato? Non l'hai dato. Non l'ho dato. Inno orfici, profumo di crono. Ah, crono. Sempre fiorente, padre degli dei beati e degli uomini, dei vari espedienti, incorrotto, di grande forza, prode titano, che tutto esaurisci e al contrario tu stesso accresci, che hai legami infrangibili nel cosmo infinito, crono generatore, assoluto dell'eternità, crono dal vario parlare, germoglio di terra e cielo stellato, nascita, crescita, diminuzione, sposo di Rea, augusto Prometeo, che abiti in tutte le parti del cosmo, capostipite, dei disegni tortuosi, ottimo, ascoltando la voce supplice, manda un felice termine di vita sempre irreprensibile. Bene, ricordo sempre come gli inni orfici siano una visione tarda dell'antico sentire religioso. In questo inno si esprime il tempo come entità consapevole ed agente nel presente. È un concetto religioso proprio del paganesimo e utilizzato dalla stregoneria per costruire i propri percorsi di costruzione e di trasformazione. Infatti, le sfide in stregoneria sono guerre che agiscono nel tempo, nel mutamento. Non conquistano uno spazio o degli individui o delle cose, ma mettono in moto dei mutamenti e delle trasformazioni. In stregoneria il tempo, quale misura dei mutamenti, diventa uno spazio d'azione. Passato, presente e possibile futuro è presente nel sentire e nel percepire dello stregone, dove la sua capacità d'azione nel presente è data dalla capacità di soggettivare le tensioni nelle quali è immerso come mondo, individuare le tensioni da cui il presente è emerso e le relazioni che da queste hanno costruito e proiettare nel futuro la propria immaginazione e il proprio bisogno in funzione dell'intento che lo spinge a farlo. Quello che lui esprime è la qualità del suo potere di essere, la sua capacità di farsi crono. Lo stregone non sottomette, lo stregone trasforma. Con Zeus, attraverso Meti, lo stregone si farà anche artefice, costruttore. Per questo motivo l'inno chiama Crono Augusto Prometeo. Prometeo ruba il fuoco della conoscenza per darlo agli esseri umani. Chi è in grado di farsi Crono va ad attingere alla fonte della conoscenza. Prima di Crono le coscienze di sé erano statiche, erano stelle e pianeti, propri di Urano stellato. Non c'erano esseri che nascevano e dopo aver germinato sedimentavano velocemente energia per crescere mutamento dopo mutamento. Il loro esistere partorì Crono, Crono emerse e Crono permise il loro esistere. Così l'inno parla di Crono anche come nascita, crescita e diminuzione, come chi sviluppa se stesso attraverso il mutamento. Crono deve costruire le proprie strategie d'azione con disegni tortuosi, che sta per strategia di vita complesse ed articolate. L'inno continua esaltando la collocazione di Crono nel cosmo a cui è legato con legami infrangibili e dove la sua azione porta all'esaurimento di ogni fase di costruzione degli esseri che iniziano a crescere nelle fasi successive della loro esistenza. Così l'essere effetto decresce per uscire dalla vagina della propria madre, mentre inizia a crescere di nuovo il nuovo essere della natura. Crono è tutto questo, è colui che brandita la falce di Gaia, trance i genitali ad Urano stellato, per imporre all'universo il proprio diritto a costruire le situazioni per le quali nuove coscienze di sé germinino. Così gli esseri della natura nascono e si trasformano, manifestano il potere del tempo, di Crono. E con gli inni orfici anche noi invochiamo, manda un felice termine di vita
sempre irreprensibile, che significa alimenta la nostra determinazione ad essere impeccabili nella nostra vita affinché possiamo trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, che Crono ci cammini a fianco mentre costruiamo le strategie per costruire la nostra vita. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Bene, Francesco, questo è tutto quello che ho da dire su Crono. Avrei delle altre, ma è sufficiente. Beh, ecco. Beh, tutte le divinità aprono continui discorsi e continue possibilità. Beh, il fatto stesso che venga ricordato un Dio come Crono, che per noi è il Dio del tempo, significa che è una cosa di fondamentale, perché se noi stessimo nel concetto di una visione in cui il tempo non esiste, ma per gli uomini il tempo esiste, noi viviamo in una dimensione che è il tempo. Il fatto che esista una divinità, e tra l'altro una delle divinità prime è Crono, implica che anche gli dèi si rendano conto di quanto sia fondamentale il mutamento, il camminare, lo spostarsi, e che soprattutto la trasformazione non è soltanto su un piano fisico di una distanza da percorrere, ma è anche su una qualità di tempo che possa essere misurata. Se noi andiamo a misurare il tempo, significa anche che gli uomini che sono soggetti al tempo devono valutare il tempo che compie della loro esistenza. Significa che se gli dèi hanno una divinità specifica per il tempo, implica che gli dèi riconoscono un valore al tempo e che anche il tempo è una divinità. E logicamente, se noi stiamo qui a sprecare la nostra esistenza nel pensare a quali principi teologici seguire e sprechiamo il nostro tempo invece di cercare nuove vie, nuove possibilità, significa che andiamo a trascurare una delle divinità principali. Se facciamo come i monoteisti che dicono tanto il tempo non esiste perché c'è un inizio di un Dio creatore e c'era la fine del giudizio universale, implica già negare una validità a qualcosa, implica già togliere qualsiasi valore, significato, profondità e di fattore determinante l'esistenza. Invece nel paganesimo, avendo Crono, noi abbiamo avuto la possibilità di dire anche gli dèi sono soggetti al tempo, e se sono soggetti al tempo sono i primi a riconoscere anche le trasformazioni che il tempo porta, e di conseguenza significa che bisogna imparare ad osservare ogni momento, non esserne schiavi ma saperlo utilizzare. Significa che gli dèi si trasformano, mutano, non sono assoluti, non sono padroni assoluti, devono camminare insieme agli altri, hanno bisogno degli altri e hanno bisogno di una grande compagnia per camminare assieme. Ma quello della compagnia è una caratteristica essenziale in ogni religione che non sia monoteistica. Io ad esempio stavo così vedendo a posto alcuni documenti, ad esempio sullo shintoismo, per dare una dimostrazione di quanto una sensibilità sia così forte a livello mondiale, planetario, al di fuori delle religioni monoteistiche. E ci sono tre divinità fondamentali nel Pantheon, fra le moltissime divinità del Pantheon shintoista, e fra le prime tre divinità, ci sono tre divinità delle origini che nascono per generazione spontanea. Cioè non arriva nessun Dio creatore, e anzi addirittura dicono sono una generazione spontanea della materia, ma la materia non genera una divinità, ne genera ben tre. Mi ricorda qualcosa? Sì, e tieni conto che questa è una realtà, cioè per fortuna che il Giappone è rimasto fuori dalle missioni, è stato aperto all'Occidente ben da poco, ha una continuità religiosa, perché lo shintoismo è codificato come minimo da 1400 anni, ha avuto a che fare soltanto dal 1870 in poi col cristianesimo. Hanno capito subito cos'era il cristianesimo, li hanno cacciati fuori. Hanno fatto anche delle guerre civili contro i cristiani, proprio perché i cristiani tra l'altro distruggevano la loro cultura. Ma al di là delle condizioni storiche, delle condizioni anche sociali che possono non piacere, nella loro visione religiosa, gli shintoisti avevano questo concetto che dicevano dalla materia per generazione spontanea nascono tre divinità. Cavolo, ma scusa, perché tre? Cioè, e tenendo conto che poi ce ne sono molte altre. Sì. E loro vanno a venerare nel loro panto queste tre divinità e dicono si nascono dalla materia per generazione spontanea. Cioè non arriva nessun Dio creatore, e dalla materia significa poi generazione spontanea, significa che quello che nasce in sé ha qualcosa, esatto. Significa che il germe della vita gli è già presente, che nessuno glielo regala, glielo dà o lo costringe, e significa che ci sono tre divinità che nascono contemporaneamente con caratteristiche diverse, pur nascendo dalla materia, cioè si differenziano, non sono uguali, non si ripetono, ognuna prende una propria qualità, e ognuna nasce dalla materia e ognuno si trasforma per generazione spontanea. Questo è un esempio che noi abbiamo proprio di una religione che è lontanissima dalla nostra area culturale, che è lontanissima storicamente dal punto di vista geografico, eppure non avendo avuto la sfortuna di incontrare il monoteismo ha conservato questo. Ma questo concetto che era così lontano dal Giappone appartiene a tutte le religioni che non sono monoteistiche, eppure
esiste questo, cioè, lo significa che chiaramente il paganesimo è sempre legato alla vita, all'esistenza, è sempre legato alla capacità di comprendere che dalla vita le cose escono, che le cose esistono, che nell'esistenza esiste, tutto è presente, che non c'è nulla che viene creato, ma che esiste una trasformazione. Perché logicamente ci chiediamo, se queste divinità escono dalla materia per generazione spontanea, l'hanno fatto perché? Perché? L'hanno fatto. L'hanno fatto, vuol dire che loro avevano la volontà, avevano una volontà di trasformazione, si rendevano conto di non rimanere statiche, e se non volevano essere statiche significa che percepivano il tempo. E noi ci ricolleghiamo al discorso di Crono, cioè al tempo che trasforma, al tempo che viene vissuto, al tempo che deve essere percorso. E di conseguenza abbiamo un riconnettersi a livello di tutte le religioni non monoteistiche sempre al concetto basilare dell'esistenza che va vissuta, dell'esistenza che va valutata, perché non abbiamo la vita eterna che promettono i monoteisti. Non avremo una vita eterna se abbandoneremo la nostra vita, la nostra qualità, le nostre capacità, se faremo soltanto i fedeli come fanno i cristiani, fedeli. Perché alla fine spariranno. Siamo fedeli. Allora, proprio per parlare anche del tempo, perché parleremo anche del tempo come mondo, sarà il dibattito del 19 giugno. Venerdì 19 giugno ci troviamo a Marostica per il penultimo dibattito di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Io spero che quella data non venga spostata, cioè ci sono delle probabilità rare, remote, che quella data venga spostata. Siamo stati regolari per 18 incontri, esatto. Perciò, insomma. E niente, comunque il dibattito sarà relativo all'intento, il luogo di incontro sarà via Montello 66, via Marostica, la statale che da Marostica porta a Bassano, solita ora dalle 20.15 alle 20.45, e parleremo anche nell'intento anche del tempo come mondo, il mondo come tempo. Adesso devo vedermi un attimo, perché gli appunti devo ancora studiarmi, cioè devo studiare me stesso, non so se... Vabbè, e parleremo anche di questo e dell'intento in generale. Poi l'arte del sognare e chiudiamo il ciclo, poi penseremo a qualcosa. Sì, esatto, poi logicamente non è che... Questo è un ciclo molto corposo, perché logicamente è un ciclo di 20 incontri, sempre 19 temi, 20 incontri. Sì, 20 tempi, cioè di conseguenza è stato veramente consistente. Poi logicamente per il futuro vedremo cosa organizzare, cosa fare. Ci sono 1000 schede che sono state fatte, quasi scheda più, scheda meno. Francesco, allora io l'ho detto all'inizio, ma lo devi essere, ci sei qua, te lo dico anche tu. Allora, c'era qualcuno che diceva che chi è che ci riconosce che siamo pagani politeisti, chi ci riconosce? La Pontificia Università Salesiana. Sì, l'ho sentito in radio, sì. Dice che il satanismo di Bambini Satana sviluppa la sua dottrina prendendo in prestito i concetti base del paganesimo politeista, una filosofia religiosa che si sviluppa in una visione, eccetera. Per paganesimo politeista intende il libro dell'Anticristo, Gesù di Nazareth, l'infamia umana, e cita i nostri pezzi. Per cui non c'era assolutamente problemi da questo punto di vista. E questa è invece i link dell'Università di Filosofia, non cito la città per una importanza, anche perché è un portale a livello nazionale, e fra 7 link c'è il commento di alcune Eneadi di Plotino. Per cui penso che il massimo del ricordo. Oltretutto hanno fatto il link alla migliore pagina, cioè fra gli altri, fra i vari commenti, chiaramente ci sono alcuni che non sono completi, che sono fatti in fretta perché mi interessava raggiungere l'obiettivo, e alcune pagine sono fatte un po' meglio perché vanno a definire meglio alcuni concetti. Naturalmente hanno preso la pagina migliore da linkare, insomma. Sì, no, ma infatti questo qua, a parte questo è, diciamo, è il servizio nazionale di archivio di testi di punto di filosofia, cioè, insomma è un riconoscimento non da poco, sì. Proprio, cioè, di cui 3 inglesi, e ti assicuro che su internet c'è una barca di Plotino, non c'è solo... Sì, ma poi tra l'altro, cioè, che come autori, qua vedo che come autori c'è stato, cioè, perché gli altri parlano di articoli su Plotino, perciò praticamente qua, cioè, io adesso non li ho visti in sito, conosco questo servizio perché ogni tanto recupero anch'io del materiale da questo servizio, appunto, che è il database di filosofia italiana. Però su 4 siti, uno si riferisce a un sito provocatorio su Plotino. Sì, è una cazzata. Un altro si riferisce a una serie di rassegna stampa su Plotino e...
tu sei citato assieme a Gadamer, che è uno dei maggiori studiosi di filosofia, cioè a livello proprio mondiale, insomma. E che vuol dire? Cioè, che... cioè mi è lui, insomma. Cioè... No, cioè, Gadamer non è che sia uno studioso da poco, non è che, cioè, ha dei titoli accademici di tutto rispetto. Cioè, poi, tra l'altro, è stata una persona. Non deve essere morto da poco, se non sbaglio. Ma tra l'altro, dal punto di vista filosofico, insomma, aveva una conoscenza che gli va riconosciuta, insomma, cioè. Tra l'altro, essere citato fra i due autori italiani che parlano di Plotino è una cosa veramente interessante, anche tenendo conto che questi hanno cominciato molto molto presto, cioè su internet, a fare questa rassegna di filosofia. Il fatto che loro citano solo questo, perché loro sono molto attenti, perché loro fanno una rassegna stampa quasi quotidiana di filosofia, che citino solo questi siti, vuol dire che li hanno valutati anche per la consistenza delle cose, e non è poco, insomma, cioè, nel senso che è un ottimo riconoscimento. Vero? Cioè, non so, ho fatto radiogamma, non ho fatto chissà dove, ho fatto radiogamma. Sì, ma d'altronde si dimostra che anche a radiogamma può dare un contributo non soltanto localistico, ma anche mondiale, e dipende dalla volontà delle persone che fanno le cose. Sì, di conseguenza pensate, cioè, che quello è un sito che sicuramente chi fa filosofia frequenta in maniera abituale, anche perché veramente io vedo che è una miniera di informazioni, perciò un sacco di studenti universitari utilizzano quel materiale, insomma. Cioè, ma basta pensare che, tanto per fare un esempio molto stupido, già nel 99 l'Università di Padova fece un corso sull'immagine dei pagani dell'Ottocento e inserì all'interno dei libri raccomandati un autore come Walter Otto, che io ho sempre apprezzato, eppure loro l'hanno sempre inserito, cioè l'hanno inserito come biografia necessaria e fondamentale per comprendere la dimensione del corso, e loro hanno fatto questo corso, appunto, di questo seminario specialistico nel 99 all'Università di Padova. Cose analoghe sono esistite anche nell'Università di Torino, perciò indica che il discorso del politeismo è sempre qualcosa di approfondito. Basta pensare che, ad esempio, anche a Bologna, un professore come Ugo Volli ha fatto, ancora però si parla negli anni 90, un seminario specifico sul politeismo, e infatti la Feltrinelli ha pubblicato il suo volume per il politeismo, cioè dando proprio un'interpretazione contemporanea al politeismo, il che implica che in ambito universitario queste tematiche sono viste con la loro profondità, con la loro importanza, cioè, e anche loro si rendono conto che se noi vogliamo costruire una cultura in Italia dobbiamo veramente liberarci dalla spazzatura cattolica, dall'immondezza che il monoteismo ha portato sulla cultura. In ogni caso, sicuramente affiancare qualcosa di diverso a quello che è la spazzatura, perché io qui ho un libro che oggi commenterò stasera di Vittorio Possenti, che è un docente di Venezia, un cattolico, un cristiano. Lui insegna praticamente filosofia politica all'Università di Venezia, e sinceramente lascia cadere parecchio le palle, cioè nel senso che tutto lo sviluppo filosofico parte da dei presupposti a prioristici che non vengono messi in discussione. Cioè, se non viene messo in discussione il concetto di salvezza, è chiaro che tutto quanto va a finire nella merda. Cioè, se qualcuno comincia a dire l'uomo deve essere salvato, ne consegue tutto un discorso conseguenziale. È chiaro che il discorso è marcio a prioristicamente, cioè l'uomo e gli esseri della natura vivono in se stessi e per se stessi, non hanno bisogno della salvazione di qualcuno. Quando a questo assioma se ne affianca un altro, cioè l'uomo vive in se stesso e per se stesso, e tu vai a salvare tua madre se ne hai voglia, cioè proprio a livello offensivo, non a livello di persone, cioè non vieni a rompere le scatole in realtà all'uomo, è chiaramente tutto quel discorso logico e apparentemente raffinato va a finire in niente. Volevo usare un altro termine, diciamo va a finire in niente, perché effettivamente è niente. Cioè, una volta che si spostano gli a priori di un discorso, già il discorso decade. Beh, d'altronde sai, tutti i monoteisti hanno sempre il concetto che prima gli devi riconoscere la validità delle loro affermazioni, cioè che non vogliono essere obbligati a provare a giustificare e a fornire prove delle loro affermazioni. Sì. E poi parlano sempre col gusto del mistero della fede, che con quello salvano sempre, esatto, tutto. D'altronde il mistero è la loro esatto, mistero, votezza. La loro votezza. No, mi viene a ridere una cosa, perché le pagine che hanno linkato all'università, no? Parlano proprio della libertà, del libero arbitrio, le cose che erano ancora la rotia, fra le altre cose, per cui...
Inutilmente anche questo. Va bene. Beh, d'altronde Franco è libero di non approvare il libero arbitrio. Beh, ovvio, cioè, partendo dai suoi presupposti, cioè dai suoi presupposti dottrinari, no, chiaramente è un'altra visione. Era una visione contraddittoria, dicevo che era libero di non apprezzare il libero arbitrio. C'era un doppio senso nella frase, era una battuta. In effetti anche tutta quella che è la teologia cattolica, cioè tutta la filosofia cattolica, non ammette l'esistenza del libero arbitrio, perché se ammettesse l'esistenza del libero arbitrio nell'uomo o negli esseri della natura, lo toglierebbe l'arbitro di Dio. Per cui è chiaro che c'è una contraddizione in termini, no? Sì, ma da loro, cioè loro poi sai, dal punto di vista cattolico e cristiano esistono sempre dei santi banchi della teologia, e loro alla fine riconoscono che non sei libero, cioè che anche il libero arbitrio sì, è una facoltà che tu hai, ma tu moralmente non sei libero, alla fine ti rispondo, cioè, e di conseguenza loro dicono sempre soltanto la schiavitù e la possibilità di vivere all'interno di una dimensione religiosa appunto monoteistica, cioè quello di essere sottomesso, di accettare passivamente e subire tutto dal Dio. E questa è una delle caratteristiche fondamentali di tutti i monoteismi, cioè di imporre agli altri comportamenti, quando mai nessun paganesimo o società che fosse di ispirazione pagana imponeva comportamenti morali o comportamenti di pensiero, perché basta pensare che arriviamo alla follia all'interno del monoteismo di pensare che già il pensiero è peccato. Cioè, anzi, le parole addirittura, cioè... In effetti, se tu ci pensi, anche qui in radio, no? Qui, la radio è uno specchio in fondo, sì, della nostra società, poi la radio è anche molto varia come speaker e come rappresentazioni, per cui... cioè ancora sono fermi a quelle che sono le ipotesi degli anni 60, no? Cioè ancora il vecchio comportamento in cui dalle parole potevi essere accusato, cioè se tu dici delle cose puoi essere accusato, che non esiste proprio, cioè esatto. Sono 15 anni che questo non esiste nel sistema sociale se non nella memoria delle persone, cioè le persone che hanno una certa età si ricordano quando tu dicevi una cosa e potevi essere accusato di aver detto quella cosa perché con quella cosa costituiva colpa, eccetera. Però sono 15 anni che questa cosa è stata spazzata via nel nostro sistema sociale. Anzi, vi dirò ancora di più, Franco Carraro col suo linguaggio, adesso si è un po' diciamo così calmato, ma fino a qualche anno fa aveva un linguaggio che spaccava le pietre, ma tuttora, insomma, quando si incazza c'ha un linguaggio molto forbito, e ha spezzato lui, ma anche altri, quello che era la prigionia del parlare in un certo modo, cioè non puoi usare certi termini, non puoi essere troppo arrogante, non puoi essere violento nel linguaggio, che invece è stata la rivoluzione del linguaggio che ha portato gli anni 60 fino ad oggi, che è quella della coincidenza fra la struttura emotiva e il linguaggio che esprime le emozioni, cioè non solo il pensiero ma anche le emozioni che stanno dentro il pensiero, per cui va un po' a stroncare quello che era il rispetto rispetto all'autorità, no? Cioè se tu vai dall'autorità devi usare il linguaggio appropriato per l'autorità. Ecco, tutto questo è stato saltato, cioè tutto questo è venuto a saltare. Chiaramente prima di morire nel pensiero delle persone ci vorrà del tempo, perché le persone vengono educate in 30 anni, per cui le altre generazioni avranno altri 15 anni, per cui per trasferirsi nelle persone ci vorrà del tempo. Però questo linguaggio, ormai che il linguaggio sia parte del pensiero, è un dato acquisito dal punto di vista della giurisdizione. Un'altra cosa è stata acquisita, ne accendiamo solo di sfuggita, non si può più parlare di sette, eh? Voi lo sapete questo? Sai che non si può più parlare di sette? No. Ormai quello che era il rapporto sulle sette fatto da Napolitano, eccetera, aveva una certa tendenza, no? Sì. Cioè rispecchiava una certa tendenza a livello sociale. Questa tendenza è stata letteralmente capovolta sia a livello europeo, sia nella giurisdizione italiana. Per cui gli ultimi decreti, gli ultimi disegni di legge del ministri, no? Del Consiglio dei Ministri, viene a ricollocare quello che è il sentimento religioso, ma anche della singola persona. Sì, no, ma sì, infatti c'era una bozza di disegno di legge per le minoranze. Sì, infatti, che è allo studio, cioè che comunque no, è un documento della Presidenza del Consiglio. Quel documento, anche se, adesso verrà discusso il disegno di legge, quello che sarà, ma non è importante questo. È importante il fatto che quel disegno di legge costituisce anche direttiva per quello che sono le forze dell'ordine. Sì. Se voi avete visto ultimamente, sono 6 mesi che sono spariti gli allarmi satanisti, non è a caso che è avvenuto, noi abbiamo fatto la nostra parte, però non è avvenuto a caso, cioè non si può più fare.
Sì, ma infatti appunto quello è un documento abbastanza vecchiotto, che però è già significativo, che dimostra chiaramente che il monoteismo, solo perché è arrogante, non ha il diritto di cittadinanza. Esatto. Cioè, ha il diritto di cittadinanza l'individuo, il cittadino, la singola persona che è capace di elaborare un pensiero o di vivere un pensiero. Non è sufficiente che questa persona richiami e dire io rappresento Dio, no, deve essere capace di formularlo. Esatto. E in quanto capace di formularlo, in quanto cittadino, che è un concetto che dovremmo sempre ricordare, ha il diritto di manifestarlo, e soprattutto gli altri che si pensano di rappresentare un Dio criminale come Gesù Cristo non hanno il diritto di impedirgli di manifestarsi. Ma questo è un passo significativo che se avverrà, avrà una comprova anche giuridica e poi di legge, la cosa diventa interessante per gli spazi che si vanno ad aprire. Sono 4 anni, cioè c'è stato un cambiamento repentino da 4 anni a questa parte, in effetti già ancora nel 96 i gruppi sette cattolici avevano degli spazi, adesso gli hanno troncato anche gli spazi. Anche per le cazzate che hanno sparato, cioè nel senso che non stiamo gli ascoltatori. Ma noi ci siamo incazzati, ma le mazziate che hanno preso non so neanche se sono riusciti a contarle. Ma al di là di questo, in realtà in 5 anni è cambiata l'intera ottica di affrontare le cose. Ci sono state di mezzo sentenze a Corte di Cassazione, a Corte Costituzionale nel frattempo, però tutta l'ottica è arrivata un cambiamento estremamente repentino. Per cui lo so benissimo che nella testa delle persone c'è ancora una vecchia ottica, però stiamo attenti, perché per esempio gruppi che noi siamo assolutamente contrari, proprio non li possiamo soffrire, come Scientology, perché? Perché hanno una pratica che noi non ci piace per niente, però non sono integralisti, cioè nel senso che sì, no, il problema di Scientology è che trova della gente rovinata dal cristianesimo. Rovina delle persone, cioè rovina le persone perché c'è un giro di soldi, però non è integralismo religioso che tenta di soffocare il sistema sociale. No, ma infatti Scientology trova anche delle persone che il cristianesimo ha demolito e distrutto. Di conseguenza il problema non è che esista Scientology, il problema sono sempre quelle persone rovinate dal cristianesimo. Sì, no, ma quello che volevo fare come discorso, che stavo facendo fatica un attimino a tirarlo fuori, è che mentre il cristianesimo si può parlare di integralismo, cioè di integralismo religioso che tende a estendersi sul sistema sociale, cioè appropriarsi del sistema sociale, per molti gruppi religiosi che magari sarebbero lo stesso integralisti se non si può parlare di integralismo religioso. Cosa implica questo? Implica che l'atteggiamento che si ha rispetto al cattolicesimo, rispetto all'Islam, rispetto agli ebrei, può essere totalizzante rispetto alla struttura religiosa. Però non è totalizzante rispetto alla struttura religiosa atteggiamenti che si può avere con Scientology. Cioè, io non posso attaccare Scientology per la sua struttura religiosa, posso attaccare Scientology perché fa il cassare, fa le truffe e fa quello che fa. Ma non lo posso attaccare nell'insieme la struttura religiosa, come invece posso fare per il cristianesimo e per gli ebrei oppure per l'Islam. Anche questo dovremmo analizzarlo attentamente, perché ci sono implicazioni. Cioè non è facile, non è facile. Per esempio, se un cristiano dà il testimone di Geova della rovina famiglie, viene condannato. Esatto. Perché hanno lo stesso Dio e grosso modo hanno la stessa struttura religiosa, per cui si scannano fra loro e si offendono fra di loro. Se lo diamo noi a un cristiano della rovina famiglie, non possiamo più essere condannati allo stesso modo, perché in effetti il cristianesimo va a costruire quella famiglia dei ruoli che non è la famiglia delle persone, va a portare via le persone, la loro personalità, per cui abbiamo un atteggiamento diverso. Giuridicamente è un casino, e questo dovrebbe essere anche nel comportamento civile. Purtroppo sappiamo che prima che arrivi nel comportamento civile ci vorranno quanti anni, Francesco? Quello è una cosa lunga. Cioè, nel senso che anche purtroppo, sai, i monoteisti fanno resistenze, cioè nel senso che sono cose appunto abbastanza gravi, che ora che la prassi quotidiana venga modificata richiede parecchio lavoro. Vogliamo darne un esempio concreto. Allora, penso che tutti quanti conosceranno un periodo che si chiama Le Ore, cioè che è stata una delle prime riviste pornografiche italiane. E ora è successo un fatto che denota come i cattolici lavorano in un certo senso. E io lo prendo, l'articolo è uscito appunto su Corriere della Sera di mercoledì 22 maggio. Allora, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana chiede la grazia per Surac, ex direttore settantenne di Le Ore. La Federazione Nazionale Italiana della Stampa ha chiesto al presidente Ciampi la grazia per Stefano Surac, ex direttore di Le Ore.
che oggi ha 70 anni, rinchiusero nel carcere di Ariano Irpino Avellino, per sentenza di diffamazione a mezzo stampa risalente ai primi anni 70. Deve scontare 2 anni, 6 mesi e 12 giorni, aperte virgolette, ciò che negli anni 60 era considerato diffamatorio e osceno, oggi è tranquillamente e pubblicamente diffuso nelle edicole, chiusi virgolette, argomenta la Federazione Nazionale della Stampa. Allora, rendetevi conto che una persona di 70 anni, che aveva soltanto la colpa per i cristiani di pubblicare una rivista pornografica, adesso da tonnellate, cioè, nel senso, a parte che qualcuno ha chiesto di ripulire anche le edicole, ho sentito, sì, perciò, sì. Poi non si può fare se non cambiamo la Costituzione, sì, sì, ma rendetevi conto che questa persona ha 70 anni, è stata richiusa in un carcere con una sentenza perché non per reati commessi, ma perché pubblicava una rivista pornografica, si deve scontare 2 anni, 6 mesi e 12 giorni, quando in Italia sappiamo benissimo come va la giustizia, come sappiamo la fame c'è di giustizia, e benissimo, esistono giudici che hanno impiegato il loro tempo perché una sentenza che risaliva agli anni 70 andasse in giudicato, e hanno arrestato questo. E nessuno ha alzato una parola, tranne che la categoria dei giornalisti, giustamente tra l'altro, ma il Vaticano non si è posto verso questo caso umano, perché logicamente questo faceva, cosa faceva? Non era pedofilo, pubblicava su una rivista pornografica che uno andava, se la poteva comprare o non comprare, nessuno era obbligato, e di conseguenza è giusto che si stia a scontare 2 anni, 6 mesi, 12 giorni perché pubblicava una rivista pornografica. Cioè, là secondo me però ci sono state delle carenze da parte della difesa, sinceramente, perché se la sentenza è andata in definitiva adesso, viene arrestato adesso, là c'è qualcosa che non quadrava nella difesa, Sì, ma ti puoi immaginare difendere in Italia in quell'epoca uno che faceva riviste pornografiche? Sì, ma se è andato in definitiva adesso, cioè se l'hanno arrestato adesso, no? Sì. Al primo degli anni, vuol dire che è andata in definitiva in Cassazione la sentenza adesso, cioè, ma e la difesa cosa ha fatto? Ha dormito in questi 30 anni, non so. Beh, d'altronde sai, se pochi giorni fa un partito politico dice che bisogna ripulire le edicole dal materiale pornografico, e indice che a livello politico o da qualche altra parte esiste una volontà. Basta pensare, cioè, al discorso moralistico che viene fatto, anche perché, cioè, i cattolici hanno tutto l'interesse, perché se ricolleghiamo un'altra cosa che è veramente grave, noi parliamo tanto degli integralisti, ma c'è un piano per il futuro dei bambini fatto dall'ONU. L'ONU è una certa organizzazione poco simpatica, però accordo tra le polemiche USA, paesi islamici e Vaticano contro l'educazione sessuale dei minori. Sì. Cioè,